Ciao amici del Tempio, ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Oggi vi voglio presentare un video speciale sui falsi miti del karate Shotokan, delle tecniche che secondo me non quadrano. Seguitemi. Il primo falso mito che sicuramente va sfatato nel mondo dello Shotokan è il classico Jakutsuki da kumite. Guardate, di solito quando si fa Jakutsuki da kumite vedo in video o ho degli allievi che a volte mi vengono a trovare nel dojo che fanno sempre solito ikite, cioè non portano giustamente l'ikite al fianco durante la tecnica da kumite, lo portano sempre su questo lato qua per coprire il viso e coprire l'orecchio. Non c'è niente di sbagliato, ma ormai è diventato una costante, un classico nel fatto di questa tecnica. Cioè quando si fa il Jakutsuki col classico Tsuriyashi si porta sempre la mano col palmo verso l'esterno da parte dell'orecchio. È giusto, non so perché, tutti dicono per proteggermi da questa parte e io dico sempre ok, di qua vi protegge. Allora secondo me è un falso mito e va completamente sfatato, perché sì che bisogna proteggerci da questa parte, ma secondo me è meglio fare un Jakutsuki e avere una guardia centrale col gomito chiuso che vi copre il Chudan, una mano aperta che vi copre il Jodan centrale, che in caso del Jakutsuki vi può sempre parare sia a destra che a sinistra del vostro viso. Quindi non sempre bisogna fare questo, non dovete prendere il vizio di fare sempre solo così, ma la mano avanti, chiuso aperto, aperta come volete, ma pronta per poter parare qualsiasi cosa. Quindi questo è un falso mito che secondo me va completamente sfatato. Secondo falso mito da sfatare è il classico shuto che è del karate Shotokan. Tutti o la maggior parte dei praticanti che praticano Shotokan pensano che la parata dello shuto che è solo nella parte finale, cioè della mano che gira. Addirittura tanti mettono la mano in verticale così, tralasciando una cosa importante a mio avviso, che è la rotazione finale del polso, che dà ancora più forza alla parata. Ma lasciando stare questa cosa qua del polso, tutti pensano che la parata finale sia dovuta che nell'estensione del braccio. Invece, questo è un falso mito da sfatare, la parata shuto parte dal caricamento, quindi già il caricamento è la parata. Questo è solo un caricamento all'orecchio che poi va in avanti, che può doppiare la stessa parata o se no un eventuale secondo attacco. Quindi uno paro, due carico e questa è eventualmente una seconda chance. In mezzo ci sono addirittura anche altre parate dove potrebbe essere uno, due, presa, tre. Questa è la parata shuto e invece tutti pensano che sia solo questa parte finale qua. Quindi un altro falso mito da sfatare. Terzo mito da sfatare, avete mai visto i vecchi libri illustrativi degli anni 70, anni 80, quelli proprio accademici del karate, magari con qualche giapponese dentro, che dove facevano la gyoke classico a anca aperta? Questo è giustissimo, fare la gyoke in anca aperta, come tutte le parate, sotoke, uchuke, gedanbarai, le parate basi shotokan. A mio avviso però c'è anche questo, è un falso mito da sfatare, perché tutte queste tipi di parate basi si possono fare tutte comunque anche ad anca chiusa, quindi non per forza bisogna andare avanti con l'anca aperta, ma semplicemente si può andare benissimo anche con anca chiusa e vi dirò di più, si rafforza molto di più la posizione e si dà più forza al braccio, lo stesso nel gedanbarai, lo stesso nel luchuke, lo stesso nel sotoke, tutti ad anca chiusa. Quindi nelle parate base l'apertura sempre comunque data per scontata dell'anca è un falso mito da sfatare, perché si possono fare benissimo, secondo me anche meglio, ad anca chiusa, dove si dà molta più forza e molta più enfasi alla tecnica. Quindi terzo falso mito da sfatare. Ok ragazzi, siamo arrivati alla conclusione del video, spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere i vostri commenti, iscrivetevi al mio canale, mettete un like e mi raccomando fatemi sapere cosa ne pensate di questi falsi miti del karate Shotokan. A presto, ciao!